Eneba è lo sponsor di questo video, marketplace dove è possibile acquistare le proprie key di gioco sia su PC che su console, oppure anche degli abbonamenti o programmi per PC e crediti in game. Eneba è uno store in espansione, che al momento conta almeno 10.000 prodotti digitali in vendita, è molto affidabile, ha uno score di 4 stelle e mezzo su 5 su Trustpilot ed è anche partner di importanti brand dell'industria videoludica come ad esempio Konami, e ha anche un live support service che è attivo 24 ore su 24 e serve appunto per risolvere rapidamente eventuali problematiche. All'interno dello store troverete diverse offerte che si aggiornano nel tempo e prezzi scontati, però è possibile andare a inserire il codice sconto di Armax al momento dell'acquisto per avere un ulteriore sconto. Se siete interessati a dargli un'occhiata, tutti i link del caso li trovate in descrizione. Good morning youtubers, ciao a tutti ragazzuoli. Allora, video abbastanza veloce quest'oggi perché in questo periodo non ho praticamente tempo di fare nulla. Prima di spiegarvi il perché, visto che immagino che qualcuno me lo chiederà nei commenti, ve lo spiego subito. Il gioco di sottofondo si chiama Splitgate Arena, è un gioco di cui avevo già parlato in passato sul canale. È un free to play che riuscite tranquillamente a scaricare da Steam, è leggero, quindi gira praticamente su quasi qualsiasi configurazione. Ed è un ottimo gioco secondo me per staccare da Battlefield di tanto in tanto, molto rapido, assomiglia un po' al multiplayer di Halo, ha le stesse meccaniche di jetpack, spostamenti, le armi, assomigliano veramente tantissimo a quelle di Halo. E all'interno ci sono tante modalità classiche, dalla Dominio, TDM, King of the Hill, e poi alcune modalità un pochettino più stupide, tra virgolette, tipo T-Bag confermato, che per chi avesse giocato a Call of Duty in passato vi ricorderà la modalità in cui bisognava confermare la kill andando a prendere la piastrina della persona che avevate ucciso, se no non prendevate il punto. Solo che qui, al posto che passarci sopra la piastrina, bisogna proprio tibeggare il tizio che si è ucciso e a quel punto vi conferma la kill. Come ho detto prima, è un free to play, non serve assolutamente spendere nulla, però al suo interno ci sono degli acquisti cosmetici nel caso qualcheduno sia malato di skin. Ed è appunto un ottimo modo per staccare un po' sempre dal solito, però mantenersi anche abbastanza, diciamo così, allenati, perché si spara tanto, bisogna avere una buona mira e si incontra della gente anche parecchio forte su questo gioco che magari ci gioca fin dal day one, e quindi è un buon modo, ecco, un buon modo sia per tenersi un po' allenati sia per staccare un pochettino. Ora, tornando invece a me, in questi giorni sto ultimando il percorso universitario. Questa settimana che viene devo dare la tesi e, visto la situazione del CODIV, non sarà una tesi, una sessione di laurea, diciamo, classica in cui si va là, c'è la commissione d'esame, perché non ci fanno proprio andare in università e quindi si farà tutto via internet. Ci sarà sempre la commissione d'esame, ci sarà il relatore, ci saranno i professori e il presidente della commissione, soltanto che si fa tutto appunto su un programma che si chiama Microsoft Teams. Ci si vede con la webcam e nulla, ecco, funziona così. Quindi questi giorni sono molto impegnato a cercare di condensare tutto il discorso della tesi in 10 minuti, massimo un quarto d'ora, perché poi durante la sessione d'esame non è che hai così tanto tempo per spiegare il tuo lavoro e devi cercare appunto di condensarlo, renderlo appetibile, diciamo interessante, in poco tempo. Comunque, considerando appunto che ho da fare questa cosa, preferisco concentrarmi su questo piuttosto che giocare, tanto vabbè, Battlefield 5 non è che ci sia ancora tantissimo da dire, ci sono sicuramente ancora delle armi da portare sul canale, perché tutte quelle nuove le voglio portare come recensioni armi a parte, in maniera da completare un po' il percorso, però ecco, non c'è comunque sia grosse novità di cui parlare. Invece, per quanto riguarda proprio il discorso del percorso universitario, per cercare di fare qualcosa che vi possa rendere partecipi e che possa anche venire utile a qualcuno di voi, avevo pensato, dopo la tesi, magari non questa settimana che viene ma quella dopo, si potrebbe organizzare una live sul canale Viola in cui si può parlare di
che differenza c'è tra un percorso universitario e chi viene dalle superiori, se qualcheduno ha delle domande da fare, se qualcheduno ha delle curiosità. Io credo che potrebbe essere utile appunto a tutti quelli che o hanno finito il percorso classico delle superiori oppure stanno per finire e cominciano a farsi qualche domanda su come sarà l'università, hanno delle perplessità e appunto cercano qualcheduno con cui parlare e confrontarsi. Secondo me, ecco, scrivetemelo qua nei messaggi così cerco di capire quante persone tra di voi sarebbero interessate, perché io credo che sia una cosa abbastanza utile e io quando finì le superiori mi sarebbe piaciuto appunto parlare con qualcheduno che aveva già fatto l'università e togliermi qualche curiosità. Se vedo che c'è sufficiente gente appunto che è interessata a questa cosa, per me non c'è nessun problema, si parla insieme e cerco di togliervi qualche curiosità a riguardo. Detto questo, ragazzi, appunto, in questi giorni non riuscirò a caricare i video regolarmente, sicuramente un video ogni 2 giorni non riesco assolutamente a farlo, vi ho spiegato il perché. In ogni caso, poi ci vediamo alla fine della prossima settimana, vi terrò magari aggiornati nella tab community del canale, quindi guardate lì. Quindi per adesso è tutto e per il resto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.